Ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Oggi credo di averla fatta un po' grossa. E cioè, sono andato su strumentimusicali.net perché stavo cercando una batteria da farvi vedere di fascia media, quindi da sta più o meno sui 1000 euro, 1000 qualcosa, e mi sono imbattuto in questa batteria qua perché ho visto tutta la roba che c'è dentro e quindi ho detto, per quel prezzo devo assolutamente provare, prendere, far vedere a tutto il mondo questa batteria. Quindi andrò ad aprire questa Tama Superstar. Grazie mille per prima cosa strumentimusicali.net per avermi fatto scoprire questa batteria. Voglio però adesso vedere se oltre al prezzo, che è una figata, anche la batteria è una figata. Essendo Tama, credo di sì, ma voglio capirlo comunque. Quindi andrò a aprire questi due pacchi e vedrete quanta roba c'è dentro. Non ho trovato il taglierino in tutta casa, quindi utilizzerò un utensile apposta per gli unboxing. Non è proprio apposta. A parte che già aprire così no, non è una bella cosa così. Cambiamo modo. Non ho mandato la sigla, pazienza. 6 gambette per timpano, questo fa capire che i timpani sono già 2. Vi faccio vedere al volo e poi la monto, perché se vi parlo di tutto troppo velocemente... No! Ma raga, no, aspetta, fa vedere. Abbiamo un problema, la finitura è pazzesca. È pazzesca. Io l'avevo vista rossa, ho detto, boh, rossa è bella, mi piace. E però non pensavo così. Timpano da 14 comunque, scusate, ci sono rimasto un attimo per la finitura. Tomino da 8 pollici. Bah, che bello. E poi cerchi e trovi. Scusate. Mi viene un brivido tutte le volte che scalzo un tom e vedo la finitura, cioè, vabbè. Tom da 12, questo, sì? Un pochettino più basso, quindi bello perché non dà fastidio con la cassa da 22, spoiler. Ecco perché la cosa... Un momento di rabbia, così, a caso. Dovresti scendere. Ah, ok, arrivo. Questa non ve l'aspettate. Gatto, cosa stai facendo? No, quello no. Rullante 12x6. D'accordare. Nell'altro pacco c'è cassa da 22, timpano da 16, tom da 10. Ve lo dico, non lo scalto mentre la monto. Quindi ragazzi abbiamo 10, 12, 14, no. 8, 10, 12, 14, 16, cassa da 22, rullante da 14. Gatto! Forse è meglio se tu vai di là. Tutta sta roba, io sono super curioso di provarla. Vi spiegherò il perché ho deciso di prendere questa batteria. Non tanto perché è enorme, sia perché c'è tanta roba, ma proprio perché c'è tanta roba noi possiamo fare un sacco di cose con questa batteria. Vi spiego tutto nel video. La faccio partire adesso la sigla, dopo 37 minuti di video, ma fa niente. Sigla. Eccoci qua, raga, ho montato tutto quanto, non vi ho fatto vedere la questione montaggio perché alla fine, come al solito, è una batteria, quindi la si monta in modo normale. Ha alcune cose effettivamente che adesso vi devo pian pianino spiegare. Come vedete è enorme questa batteria, è una figata. Abbiamo cassa da 22x16, tom da 8x6, 10x7, 12x8, 14x12, 16x14. E come suona devo dire che è veramente una figata. Questa cosa di avere tantissimi tom è veramente una bomba perché ci permette di avere sonorità, tantissime sonorità, una marea di sonorità diverse dal solito. E questa batteria come è fatta? Nel senso, i fusti, tutti i fusti sono composti da 4 strati di acero e 2 strati di pino, mentre la cassa 6 strati di acero e 2 strati di pino, quindi principalmente acero. E questo significa che la batteria, essendo per la maggior parte in questo legno appunto, è super versatile. Io adesso ho praticamente lasciato l'accordatura che aveva lei, nel senso i tom erano già accordati, non li ho assolutamente toccati i tom. E i due timpani ho praticamente continuato la scala.
Devo dire che effettivamente sono abbastanza altini come intonazione per quanto mi riguarda. Poi se si facesse jazz sarebbero più bassi, però... Una cosa del genere non si farebbe normalmente, ad esempio un passaggio così. Con questa batteria c'è questa possibilità, quindi dà una sonorità completamente nuova. In più la figata di questa batteria è che in pratica è un po' una miscela tra la Strat Classic storica degli anni 70 e quella di oggi. Ad esempio lo stemma di Tama è rimasto quello storico, quello con la T grande. I blocchetti sono un pochettino più piccoli. I reggi tom sono invece super moderni, super all'avanguardia, con la pallina in modo tale da poter regolare il tom come vogliamo. Quindi è un po' un misto tra vintage e nuovo a un prezzo che ve l'ho già detto. E quindi è una bomba. Poi con questa finitura, l'ho già detto, ma è pazzesca. Sta finitura, ragazzi, della batteria è pazzesca. Andate qui sotto in descrizione dove c'è il link all'articolo, beh, così potete anche vedere tutte le fotografie e lì rende ancora di più. Allora, problemi di questa batteria, o almeno quello che pensavo fosse un problema di questa batteria. Cioè, quando l'ho montato ho detto, ok, tanti pezzi, problema, microfoni. Come faccio a mettere tutti i microfoni a questa batteria? Soprattutto, come faccio a mettere il microfono a rullante? Se di solito lo metto qui il microfono e adesso c'è un tom qua. Allora, mettendo il microfono qua non mi dà assolutamente fastidio. È pazzesco come sono riuscito a tenere il Charleston molto vicino al rullante. L'ho spostato un filo rispetto al solito, ma pochissimo. E suonare il tom... è semplicissimo. Volendo, la cosa che potete fare è questa, cioè andare a tirare un pochettino su il primo tom e basta. Quindi avrete un tom più in alto, più semplice da suonare. Mentre gli altri tenuti normali. Adesso lo riabbasso, tanto a me questa cosa non serve, ma volendo è una cosa in più che si può fare. In più, oltre questo, anche la questione cassa, come la sentirete, sarà abbastanza pum pum la cassa. Pum pum è la descrizione proprio tecnica avanzata di quando la cassa non ha il foro e non ha niente dentro. Ho voluto lasciarla proprio così, riprendendola con il mio solito microfono Loudix D6 da davanti. Ma l'ho lasciata così anche perché ha una bella botta e anche sui groove. Funziona abbastanza bene. Come sentite, è tanto ariosa questa batteria, perché comunque contate che ha tutte pelli monostrato, proprio le sue, non ho cambiato pelli assolutamente. Quindi nel momento in cui andiamo a mettere delle pelli più belle, diciamo tra virgolette, non quelle date di serie, questa batteria secondo me diventa proprio mondiale. Però così suona di brutto. È proprio bella e tra l'altro suonando tanto ho deciso anche di riprendere il riverbero da fuori della stanza come faccio di solito, proprio per farvi sentire quanto è così fighissimo, che però non è quel che rompe le scatole, ma è quel sustain un pochettino più lungo che però ci sta e rende respirosa la batteria. Sto dicendo un sacco di parole che non esistono ma rendono l'idea secondo me, quindi le lascerò e le voglio proprio dire così. L'altra cosa per il quale ho deciso di portarvi questa batteria sul canale è che io mi ricordo nel momento in cui ho deciso di comprare una batteria nuova, che fosse un po' la batteria più bella rispetto a quella che avevo prima, che era proprio una batteria un po' marcia, io ho detto ok, compro una batteria, ma la volevo proprio tre tom e due timpani, quindi avevo comprato la batteria da 12, 13, 16, poi avevo aggiunto il timpano da 14, poi avevo aggiunto il tom da 10, un casino pazzesco perché poi dovevano arrivare, ci mettevano un sacco i tom singoli e tutto. Qua avete già tutto. E la figata qual è? La figata è che non è che dovete per forza sempre usare tutto, cioè se io voglio la mia batteria con 8, 10, 14, 16, io tolgo il mio tom da 12, magari mi avvicino anche un po' al ride e posso suonare
con la batteria che volevo, oppure vado a fare rock, allora ho bisogno solo di un tom e di due timpani, 12, 14, 16, oppure vado a fare jazz e voglio una batteria più piccolina, 10, 14, 12, 14 e basta. Ho la possibilità di creare la batteria che voglio, perché ho abbastanza tutte le possibilità di fusto come grandezza, e non devo per forza sempre montarla tutta. Quando voglio fare il figo eccetera posso montarla tutto, però comunque posso decidere quali pezzi montare in base a quello che mi serve, e questo rende questa tipologia di batteria ancora più versatile, perché in qualsiasi caso la posso montare come voglio. Quindi mi sento di dire che questa batteria sia uno dei migliori affari, secondo me, che vi abbia mai portato sul canale, perché ci sono abbastanza rimasto, devo dire che ci sono abbastanza rimasto di stucco, perché non l'avevo mai provata ed è pazzesca, è veramente pazzesca. Più che altro dico, ok, una batteria così, se ci penso, dico, costerà una marea di soldi, e in realtà no, è questo il problema di fondo. Ultima cosa che non vi ho detto, mi sono dimenticato, ma vabbè, ve la dico adesso. Incluso in questa batteria cosa c'è, perché non c'è tutto, la questione hardware non c'è, quindi se voi avete già le vostre aste, pedali eccetera, siete a posto. Se non avete le aste, c'è anche la possibilità di comprare il kit di aste a parte, con asta del Charleston, un'asta per il crash, un'asta per il ride, reggio rullante e pedale. In pratica, con questo kit, che vi lascerò sempre in descrizione, come anche la batteria e tutto, avete tutto, vi mancano i piatti che probabilmente avrete già, e siete a posto. Adesso ve la faccio sentire ancora un po', in modo tale da farvi sentire bene tutto, qualsiasi sfumatura del suono di questa batteria, e poi ci salutiamo. Ragazzi, per finire questo video devo dire che sono veramente contentissimo di avervi portato questa batteria sul canale, perché suonarla è veramente un'esperienza. Io la sto suonando tantissimo, l'ho suonata tanto per provarla, lo sto suonando un sacco questa batteria, e mi piace tantissimo perché ho la possibilità di avere tantissimi suoni disponibili subito con tutti questi tom. Come vi ho detto all'interno del video, se non ve lo ricordate andate a vederlo, avere una batteria con così tanti pezzi ha solo dei pro, secondo me, ha solo dei pro. Avere una batteria con un tom e un timpano è limitante. Avere una batteria che puoi farla diventare due tom, due timpani, un tom e un timpano, tre tom, due timpani, cioè è veramente una bomba, e io non riesco a capacitarmi del prezzo di questa batteria, e non riesco neanche a capacitarmi della finitura di questa batteria. Io mi sono innamorato, ragazzi, io vorrei suonare solo più con batterie con questa finitura, è pazzesca veramente. Quindi io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questa batteria in prova, e soprattutto per avermi permesso di farla vedere a voi. Vi ricordo che di Superstar Classic ce ne sono tantissimi tipi, quindi io vi lascerò in descrizione questa, ma vi lascerò anche tutta la lista, diciamo tutto il link che vi riporta alla lista di tutte le varie Superstar Classic, 7 pezzi, 5 pezzi, Superstar Hyperdrive, ce ne sono mille tipi, quindi poi li scegliete quella che vi piace di più, quella col colore più bello, quella con i fusti che fanno allora più al caso vostro. E io con questo, oltre a ricordarvi che in descrizione c'è anche tutta la questione aste, in più, volendo, che potete aggiungere, vi ricordo che c'è anche l'articolo. Quindi basta, grazie mille strumentimusicali.net come al solito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!